Sì, ragazzi, è proprio così. Per ottenere il risultato a qualsiasi livello ti servono solo 4 esercizi, nient'altro. E in realtà questo video potrebbe concludersi proprio qui. Ma ora ti lascio 20 secondi, anche meno, se ti fa piacere, questo è il momento giusto per lasciare un like al coach, se ti piacciono questi video che sto creando, e in più iscriviti al canale attivando la campanellina così da ricevere una semplice notifica. Quindi ragazzi, per farla breve, in realtà a te ti servono solo 3 esercizi per raggiungere il risultato e a qualsiasi livello che tu voglia performare o che tu voglia cambiare il tuo corpo, che poi le due cose si legano. In realtà questi 3 esercizi, che sono 3 esercizi a corpo libero, in questo caso dovresti impararli alla perfezione. Senza perdere tempo, vediamo velocemente quali sono e poi facciamo un piccolo chiarimento. Il primo esercizio, ovviamente, per andare a sviluppare la parte superiore sotto tutti gli aspetti, quindi un upper body, quindi dalle braccia alle spalle, alla schiena, ai dorsali, stiamo parlando del mitico push-up, quindi un bel push-up per andare a stimolare tutto quello che serve. Il secondo esercizio è lo squat, ragazzi, squat, squat, squat. Innamorati, innamorati dello squat, innamorati dello squat, perché lo squat è quello che ti farà sviluppare la parte inferiore. E poi non può che mancare, in questo caso non può che mancare il pull up, quindi le trazioni. Sì, ragazzi, e guardate, io mi arrangio qui a un albero, quindi da qui su. Ed ecco qua, ragazzi, per ottenere questo risultato a qualsiasi livello, sì, è proprio così, ragazzi. Quindi se io ti dicessi che ti servono veramente solo 4 esercizi per ottenere questo risultato, quindi il push up, il pull up per l'upper body, quindi per tutta la parte superiore, e lo squat e gli affondi per tutta la parte posteriore. Stop, non ti servirebbe veramente altro, ragazzi. Poi da qui possiamo parlare di tantissimi altri esercizi, che ovviamente servono altri, anche quelli, però questi sono gli esercizi di base, ragazzi. Gli esercizi che ti permettono di ottenere veramente qualsiasi risultato. Tu mi dici, Mario, sì, ma che noia ripetere questi 4 esercizi. Eppure, ragazzi, dovresti veramente conoscere a fondo come fare i push-up e i pull-up. Ed io in questo momento ti faccio un'altra domanda. Ma tu i push-up ce li hai? Ne esegui almeno 10 consecutivi fatti bene? I pull-up ce li hai? Ne esegui 10 consecutivi fatti bene, full ROM stiamo parlando? Ok, prova a darmi la risposta qui giù nei commenti. E tu esegui perfettamente almeno 20 squat eseguiti perfettamente? Esegui 20 affondi eseguiti perfettamente, full ROM anche in questo caso? Ecco qui, ragazzi, proprio qui ti dovessi concentrare. Ti dovessi proprio concentrare a lavorarci su questo. Quindi, se affondo e squat non sono corretti, prova a migliorarli, prova ad eseguire perfettamente la meccanica e poi da lì magari prova ad aggiungere il carico, provi ad inserire metodi diversi per andare a stimolare in maniera diversa, adottando i tempi, le metodologie e i vari protocolli. La stessa cosa, ragazzi, vale per i push-up e i pull-up. Anche qui prova a vedere come migliorarli, qual è la tecnica giusta, qual è il movimento giusto, il ROM giusto di movimento, e da qui cercare di perfezionarli, aggiustarli. Da qui puoi cercare il metodo, il protocollo giusto, il tempo giusto di recupero e così via. E poi da lì, piantate queste basi, secondo me si può andare avanti. Chiaro. Non è che sto qui a dirti fai solo questi 4 esercizi, ma ti servono solo questi 4 esercizi. E poi da lì, piantate bene queste basi, possiamo progredire, quindi aggiungere altri esercizi per andare a coprire poi altre zone e più che altro poi, no, per non creare quella famosa noia. Ok, per non ripetere sempre le stesse cose, anche perché poi qui il muscolo saturerebbe tutto e da lì non produrrebbe più niente, anzi si stabilizzerebbe. Ok, ragazzi, dopo aver usato tutte queste parole, spero che questo video ti sia stato utile. Voglio ancora stimolare la tua domanda. Se
Se vuoi, fallo qui giù nei commenti. Io nelle descrizioni provo a lasciarti anche qualche altro tutorial che ho dedicato proprio a questi esercizi che magari ti possono tornare utili. E noi ci vediamo al prossimo video e tu lo sai cosa devi fare. Allenati bene, alla prossima. Ciao!